Siamo. Forza con lei. Forza. Chiudiamo. Borghi, ma lei ha già votato, sta facendo segnali, ma lei ha votato. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 9.3 Colletti, che chiede di parlare. Prego, onorevole. Lo ritiro. Ritirato. Passiamo al 9.4 Monchiero, prego. Lo ritiro, Presidente, in quanto assorbito Grazie. dal 900 del relatore. 9.5 Lorefice, parere contrario, Commissione Governo, favorevole del relatore di minoranza. Aperta la votazione. Carrozza. Ci siamo? Sì, chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 9.6 Vargiu. Prego, onorevole Vargiu. Sì, Presidente, anche qui devo dire è abbastanza difficile comprendere la ratio con cui si è portato avanti la scrittura tecnica del provvedimento, nel senso che ovviamente l'azione di rivalsa è un'azione che deve essere comunque attuata nei limiti e nei modi, secondo le modalità che sono previste dall'articolo 9. L'unica cosa che è difficilissimo comprendere è perché la magistratura di merito sia rappresentata dal giudice ordinario e non dalla magistratura contabile, che è quella che è normalmente direttamente investita dell'attuazione di ogni norma che è relativa a un danno erariale o a un supposto danno erariale, cosa che non è soltanto formale, perché ovviamente la magistratura contabile ha una capacità di andare a identificare all'interno di una attribuzione di colpa che fosse rivolta a un sanitario, quanta parte